Buongiorno, possiamo riprendere la lezione? Ora, riprenderei da dove abbiamo terminato la lezione di settimana scorsa. Ci eravamo occupati della simulazione dell'esercizio sul bike sharing e in particolare stavamo facendo il secondo punto. Ci eravamo fermati, appunto, dovevamo creare la classe simulazione, riempire la coda con gli eventi e poi processarli. Vorrei soltanto farvi notare una particolarità di questo secondo punto. Come l'avevo risolto, avevo deciso di prendere separatamente gli eventi di load e gli eventi di pick, di inserirli nella coda e poi processarli in modo separato. In realtà mi è stato fatto notare che una soluzione alternativa era quella di considerare soltanto gli eventi di load e poi per ogni load inserire un nuovo evento che, no, scusate, il contrario, per ogni pick inserire un nuovo evento relativo a un drop. Perché invece avevo scelto di considerare i due gruppi di eventi in modo separato, quindi di prendere sia gli eventi di pick e quelli di drop, perché se un utente avesse preso la bicicletta il giorno prima e l'avesse lasciata nel giorno seguente, io considerassi soltanto il giorno seguente per la simulazione, devo prendere gli eventi di drop in modo separato per considerare questo drop relativo al giorno precedente. Tuttavia, questa soluzione ha un problema, ossia se considero gli eventi in modo separato, gli eventi di load, gli eventi di pick, gli eventi di drop in modo separato, se un utente va per prendere una bici ma non riesce a prenderla, non ha senso considerare poi il drop, l'evento di drop di quella determinata bici, perché l'utente non l'ha presa. E se lo facessi, se lo considerassi, falserei i dati della simulazione. Quindi in realtà la mia soluzione che era studiata per risolvere il problema del giorno prima, di prendere la bici il giorno prima e lasciarla il giorno seguente, poi non funziona in questo particolare caso. Quindi vi direi di spostarci sull'altra soluzione, quella alternativa, ossia di considerare nella simulazione inizialmente soltanto gli eventi di pick e poi per ogni evento di pick processare l'evento di drop seguente, soltanto se l'utente è riuscito a prendere la bicicletta. È tutto chiaro? O avete qualche dubbio? Ok. Quindi consideriamo la classe simulazione, anzi la classe controller. Nella classe controller a un certo punto facevo load drop. Ecco, questa istruzione io la commenterei, perché abbiamo detto che potrebbe falsare il risultato della simulazione. Quindi consideriamo soltanto gli eventi di pick. Quindi poi nella classe simulazione questo metodo non lo utilizziamo più. Ah, tra l'altro, non ve l'ho detto, vi ho caricato su GitHub l'ultima versione con cui ci eravamo lasciati, quindi potete prendere la versione di GitHub e possiamo partire tutti da quella. Quindi, carichiamo gli eventi di pick, poi a questo punto dobbiamo caricare le stazioni perché dobbiamo far sì che nella nostra simulazione vengono considerate tutte le stazioni con una capacità pari a K, la loro capacità originale. Un modo semplice, siccome faremo accesso piuttosto spesso alle stazioni per sapere qual è la loro capacità attuale, un modo semplice, una struttura dati che può esserci utile è una mappa. Quindi vi proporrei di utilizzare una mappa che associa ad ogni stazione, all'ID di ogni stazione, la capacità rimanente. Quindi
quindi private map tra integer, che è l'id della stazione, e l'integer che rappresenta la sua capacità rimanente, chiamiamo map station occupacy, e questa mappa la creiamo nel costruttore di simulazione. Come al solito, se qualcosa non vi è chiaro, interrompetemi quando volete. E quindi poi ovviamente importiamo la classe, la libreria Java utilmap, map, e nel metodo la station carichiamo tutte le stazioni con la capacità corretta. Quindi facciamo un ciclo for sulle stazioni, e inseriamo all'interno di questa mappa delle chiavi valori, delle coppie chiave valore, in particolare station.get station ID, quindi l'ID della stazione, e poi un valore pari all'occupazione, che è un intero, quindi int occupacy uguale a station.get doc count, che ci restituisce il numero di posti che quella stazione prevede, e lo moltiplichiamo per il fattore k, che è un numero che varia tra 0 e 1. E questo, poi di tutto questo facciamo un cast a int di tutta questa moltiplicazione, perché ovviamente dobbiamo salvarlo all'interno di una variabile discreta. Quindi con questo metodo abbiamo inserito all'interno di una mappa, questa map station occupacy, per ogni stazione il numero di posti disponibili. Abbiamo inserito tutti gli eventi peak. Ovviamente, inserendo soltanto gli eventi peak, diciamo, prendiamo come ipotesi che non ci siano prese tra un giorno e l'altro, tra un giorno e il successivo. Quindi, se consideriamo un giorno, consideriamo soltanto gli eventi relativi a quel giorno, quindi gli eventi di presa e gli eventi di lascia relativi a quel giorno, e quindi adesso dobbiamo occuparci di gestire questi eventi, quindi dobbiamo prendere dalla coda tutti gli eventi fin tanto che non ce ne sono più, e per ogni evento di pick aggiungiamo un nuovo elemento di drop soltanto se l'utente è riuscito veramente a prendere una bicicletta da quella stazione. Quindi while pt, mi sembra che si chiamasse la coda, pt punto is empty, fino a quando la coda non è vuota, event uguale a pt pull, che permette di prendere un evento dalla coda, quello dalla testa della coda, e rimuoverlo. Ritorna null se non ce ne sono, ma siccome abbiamo fatto il controllo che sia diverso da vuoto, non dobbiamo preoccuparci del valore di ritorno null. E facciamo uno switch sul tipo di evento. Quindi switch event.type case, abbiamo due tipi di eventi che sono pick e drop. Case pick, case drop. Cosa succede se riceviamo un evento di pick? Vuol dire che l'utente si reca in una stazione e prova a prendere una bicicletta. Ci domandiamo, in quella particolare stazione ci sono abbastanza biciclette, ci sono biciclette disponibili?
Quindi dobbiamo prendere dalla mappa map station occupancy l'occupazione di quella particolare stazione. Quindi if map station occupancy punto get, e gli passiamo l'id della stazione, event.trip, il trip relativo a questo particolare evento, punto get start station id. In questo modo prendiamo prendiamo la stazione relativa a quell'evento, punto no, scusate, in questo modo prendiamo l'occupazione per quella particolare stazione. Se l'occupazione è maggiore di 0, quindi vuol dire che il numero di posti, un attimo, il numero di posti liberi occupati abbiamo inserito, no, il numero di posti disponibili, quindi il numero di posti, il numero di biciclette disponibili è maggiore di 0, allora possiamo considerare l'evento di peak. Quindi se il numero di biciclette in quella particolare stazione è maggiore di 0, possiamo prenderla. Quindi cosa significa prendere una bicicletta? Significa decrementare questo contatore e inserire un nuovo evento di tipo drop. Quindi int, chiamiamo occupacy uguale a questo valore qua, che spostiamo all'esterno giusto per rendere il codice più pulito, quindi occupacy meno meno, e poi dobbiamo impostare questa nuova occupacy all'interno della mappa. Quindi map station occupacy punto put, la stazione è sempre questa, quindi quella relativa al trip dell'evento, e il valore è il nuovo occupacy. Altrimenti incrementiamo il numero di miss peak, perché se non è maggiore di 0 vuol dire che non ci sono biciclette disponibili in quella stazione, quindi abbiamo un miss. Quindi abbiamo creato una classe SimulationResult dove salvare questa informazione. Quindi SimulationResult al posto di utilizzare set number of peak miss, vi proporrei una piccola modifica a questo metodo, farlo diventare un increase number of peak miss, perché tanto le operazioni che facciamo sono semplicemente quelle di incremento, quindi è inutile avere il getter e setter, perché altrimenti dovremmo settare questo valore pari a più 1 rispetto a quello che prendiamo con il getter, quindi proporrei di sostituirlo. Qui andrei in simulation results e sostituirei questo con un increase number of peak miss ed eliminerei i getter e setter. Lo stesso facciamo nel metodo relativo al drop. This più più. Ovviamente per fare più più è necessario che nel costruttore andiamo a inizializzare queste due variabili a 0.
Quindi, ritornando nella classe simulazione, abbiamo detto che se l'occupazione è pari a zero, cioè se il numero di biciclette disponibili è pari a zero, allora incrementiamo il contatore dei miss. Se è maggiore di zero, abbiamo decrementato questo contatore, il contatore relativo al numero di biciclette presenti, però dobbiamo inserire un nuovo elemento relativo al drop. Quindi, copiando il codice commentato, pt.add new event di tipo drop, poi e punto, qui dobbiamo settare la data che è quella del end trip relativo a questo trip, quindi e.event.trip.get end date. E come trip invece settiamo proprio il trip relativo all'evento, quindi event.trip. Quindi direi che il codice risulta essere abbastanza semplice. Tutto chiaro fino a questo punto? Invece nel caso del drop dobbiamo fare l'operazione opposta, ossia prendere l'occupacy relativa alla stazione di arrivo, quindi event.trip.get end station ID. Ovviamente non dobbiamo ridefinire la variabile perché l'abbiamo già creata, e a questo punto ci chiediamo: l'occupacy è maggiore o uguale alla capienza della stazione? Quindi abbiamo bisogno della capienza della stazione originaria, perché se la stazione è piena non possiamo lasciare le biciclette, quindi abbiamo un evento di miss. L'unico problema è che qui dobbiamo ottenere la capienza della stazione originaria, ma all'interno della variabile evento non abbiamo l'informazione sulla stazione, abbiamo soltanto l'informazione sul trip, e sul trip abbiamo l'informazione sull'ID della stazione. Quindi dobbiamo crearci un metodo che a partire dall'ID ci restituisca l'oggetto stazione. Proporrei di crearlo all'interno del model. Non mi ricordo se avevamo già creato una mappa tra stazioni e stazioni ID, no, però possiamo aggiungerlo. Quindi creiamo un metodo public che ritorni un oggetto station . Quindi get station by ID, e gli passiamo un intero, l'ID della stazione. L'ideale a questo punto sarebbe quello di avere una mappa. Quindi all'interno del model creiamo una mappa, una mappa che abbia come chiave l'ID e come valore la stazione, quindi una mappa tra la stazione e l'ID della stazione. Avremmo in realtà dovuto già crearla, però avevamo posticipato questa creazione, adesso effettivamente ci interessa, altrimenti ogni volta dobbiamo iterare sulla lista delle stazioni. È un'operazione molto più lunga, invece con la mappa abbiamo un'operazione che è un grande di 1. Quindi la mappa come chiave ha un intero integer e come valore ha una station. La chiamiamo mappa stazioni e lo settiamo come privata, e ne approfittiamo per settare come private anche le altre variabili. All'interno del costruttore del model creiamo la mappa, quindi mappa stazioni uguale new hash map di integer station, dove la andiamo a popolare, ad esempio qui nel metodo get stazioni. Se stazioni null, quindi vuol dire che non sono ancora state caricate dal DAO, le prendiamo dal DAO e poi le aggiungiamo nella hash map. Quindi iteriamo su stazioni for station due punti stazioni di
diciamo mappa stazioni.put station.get station ID station. Quindi quello che ho fatto qui nel modulo è stato aggiungere semplicemente una mappa di stazioni identificate dal loro ID, di popolare la mappa nel metodo getStazioni e poi ho aggiunto un altro metodo che si chiama getStationById che semplicemente sfrutta la mappa per restituirmi un oggetto stazione a partire dal suo ID. Quindi quello che faccio è scrivere return mappa stazioni.getIDStation. Nel metodo quindi simulazione ho bisogno di un oggetto model che addirittura mi potrebbe arrivare dal controller, così evito di crearne di nuovi. Quindi all'interno del costruttore di simulazione accetto un parametro che è il model e lo imposto. Quindi creo una variabile non inizializzata all'interno di simulazione. Questa variabile la inizializzo nel costruttore di simulazione perché me la faccio passare dal controller. Quindi this.model uguale model. Questo perché? Perché non voglio creare più model. Il model è unico, contiene tutti i dati, viene creato nel main, viene passato al controller e poi il controller passa alla stessa istanza anche nell'oggetto simulazione. È un pattern tipico in Java quello di spostare i riferimenti tramite, di passare i riferimenti a classi, ad altre classi tramite il costruttore. Quindi nel controller, quando creo new simulazione, devo passare model. È tutto chiaro quello che ho fatto? Ho applicato semplicemente un paio di trucchetti per far funzionare il tutto. Quindi il tutto perché mi serviva sapere qual era l'occupazione, qual era il numero di posti di quella particolare stazione. Quindi dico che drop, quindi if occupacy punto, no, if occupacy è maggiore o uguale, quindi se l'occupazione corrente di quella particolare stazione è maggiore o uguale del numero di posti disponibili per quella stazione, allora ho un miss. Quindi qual è il numero di posti disponibili per quella stazione? E me lo calcolo qui, numero availability, lo chiamo disponibilità, uguale a model.get station by id, l'id è questo, event.trip.get end station by id, get station id, punto get doc count. Quindi availability mi dà il numero di posti totali, occupacy mi dà quelli occupati, e nell'if scrivo se occupacy è maggiore o uguale di availability, di disponibilità, allora devo scrivere simulation result, aumento il numero dei miss per il drop, quindi simulation result.increase number of drop miss. Altrimenti devo aumentare di 1 l'occupacy perché una nuova bicicletta è arrivata, quindi ho un posto in meno disponibile. Quindi occupacy più più e poi devo aggiornare nella mappa di station occupacy qual è l'occupacy per quella particolare stazione, quindi map station occupacy punto put event.trip.get endStationID
virgola, occupasi. E direi che con questo abbiamo completato il cuore della simulazione. Controlliamo di aver scritto tutto. Se qui la Clarity Q possiamo metterla privata, la spostiamo anche più in alto, mi sembra che manchi soltanto all'interno della classe evento da completare il metodo compareTo, perché la coda è ordinata, è una coda prioritaria, la priorità è data dal concetto di data. Infatti abbiamo un local date time per ciascun evento, quindi evidentemente gli eventi devono essere ordinati cronologicamente. Come facciamo? Possiamo sfruttare il metodo compareTo di local date time, quindi scriviamo this. LDT, che sta per local date time, punto compare to, o che sarebbe l'altro evento con cui dobbiamo confrontare, punto LDT, e ritorniamo questo valore. Di default l'ordinamento è crescente, quindi il tutto dovrebbe funzionare. L'ultima cosa che devo fare è all'interno del controller prendere simulation result tramite collect result e stampare il risultato. Quindi simulation result uguale a collect result, quindi prendo dalla simulazione il risultato relativo ai drop miss e ai peak miss e poi lo stampo all'interno della text result. In txt result.append text simulation result. Ovviamente adesso mi mancano i getter che ho eliminato, quindi scusatemi, reintroduciamo i getter per queste due variabili. Generate getter setters. Creiamo soltanto i getter, get number of pick miss, get number of drop miss, in modo tale che poi nel controller possiamo sfruttare questi getter, quindi simulation result. Get number of pick miss 2 punti più, e la stessa cosa lo faccio con i drop miss. Proviamo a lanciare il programma per vedere se tutto quanto funziona. Allora, abbiamo selezionato la data, possiamo cliccare su Conta Trip per risolvere il primo punto, e qui ci dice il numero di drop e il numero di pick. Se clicchiamo su Simula per la stessa data, otteniamo che per questa data abbiamo 10 pick miss e 31 drop miss. Allora, mi spiace che abbiamo suddiviso la soluzione di questo esercizio su 2 giorni. Spero che però sia abbastanza chiaro. L'esercizio era semplice, bisognava prendere gli eventi relativi al pick di un giorno ed inserirli all'interno di una coda prioritaria, ordinati cronologicamente. Per ogni pick bisognava poi processarlo, quindi semplicemente vedere se c'erano sufficienti posti e sufficienti biciclette per quella stazione, altrimenti incrementare il numero dei miss. Se c'erano sufficienti biciclette, si decrementava il numero di biciclette e si inseriva un nuovo evento relativo
al drop, quindi al lascio della bicicletta. Invece, relativamente all'altro evento, all'evento di drop, bisognava verificare che la stazione non fosse piena, quindi che ci fossero ancora dei posti disponibili per poter lasciare la bicicletta. Se, così non, se, se questo non era il caso, bisognava incrementare il numero dei drop miss, altrimenti semplicemente si decrementava il numero dei posti disponibili all'interno di quella stazione. Dimmi. Sì, questo è un limite della simulazione. Si considera che l'utente non la restituisca più. Sì. Ovviamente si fa anche l'ipotesi che non ci siano biciclette prese il giorno prima e lasciate il giorno dopo. O perlomeno, anche se ci sono, noi non le consideriamo. E l'ultima cosa che vi faccio notare è l'utilizzo delle date. Quindi abbiamo utilizzato local date, local date time. E gli eventi sono ordinati utilizzando local date time, il metodo compare di local date time. Avete domande su questa simulazione? È tutto abbastanza chiaro? Direi di sì. Ok, allora vi proporrei di passare ad un altro tema d'esame che dovrebbe essere abbastanza veloce, quindi dovremmo riuscire a finirlo in quest'ora e mezza. In particolare si tratta del tema d'esame dato il 23 settembre dello scorso anno. Vi ho già creato su GitHub il repository, un repository chiamato esame 2016-09-23A. In particolare si tratta della traccia A di questo tema d'esame. E qui trovate sia il progetto di partenza di Eclipse e sia il PDF. L'unica differenza rispetto al progetto base dato durante l'esame è che ci sono un paio di query già pronte, questo per velocizzare lo svolgimento adesso durante quest'ora. Però a parte le due query in più, era lo stesso progetto dato all'esame. Quindi vediamo cosa chiede. Consideriamo il database iscritti corsi gestionale, lo stesso dataset che avete usato mi sembra nel laboratorio 3. Contenente informazioni su studenti, corsi e iscritti ai corsi, relativo alla laurea magistrale in ingegneria gestionale. La tabella studente riporta tutti gli studenti iscritti, la tabella corso tutti i corsi offerti. La tabella iscrizione contiene informazioni sugli studenti iscritti ai corsi, quindi mette in relazione la tabella studente con la tabella corso. Dobbiamo costruire un'applicazione JavaFX che permette di interrogare tale base di dati e restituire informazioni utili alla gestione della didattica. E in particolare bisogna svolgere queste, l'applicazione deve svolgere le seguenti funzioni. Punto 1. Creare un grafo in cui i nodi rappresentino sia tutti gli studenti che tutti i corsi. Ciascun nodo del grafo potrà rappresentare uno studente oppure un corso. Nella definizione di grafo si usa la classe nodo, mentre nella creazione di vertici si utilizzano le classi studente e corso, che sono dichiarate come sottoclassi di nodo. Un arco non orientato e non pesato collega uno studente ad un corso se lo studente è iscritto a quel corso. Il grafo così costruito è detto bipartito, in quanto non esisteranno archi tra due tipi, tra due nodi di tipo studente o fra due nodi di tipo corso, ma solo tra un nodo studente e uno corso. Quindi, riassumendo, a differenza degli esercizi che abbiamo visto finora, mi sembra, non abbiamo all'interno di questo grafo soltanto una tipologia di nodo, ma ne abbiamo due. Abbiamo i nodi tipo studente e i nodi tipo corso, perché quello che deve fare questo grafo è collegare uno studente al corso che segue. Qual è il problema? È che però, come facciamo a dire a JGraphT che voglio inserire sia uno studente che un corso? Benissimo, nella definizione di grafo diciamo che noi inseriamo dei nodi di tipo nodo e poi le classi studente e corso ereditano, estendono la classe nodo. In questo modo il tutto funziona perché all'interno del grafo posso così inserire sia gli studenti che i corsi e poi a quel punto posso creare degli archi tra lo studente e il corso. Quindi dopo aver creato il grafo bisogna svolgere il punto B che chiede, facendo clic sul pulsante corsi frequentati, stampare in output la frequenza del numero di corsi seguiti da ciascuno studente.
Quindi quanti studenti sono iscritti in un solo corso, quanti a due, quanti a tre, eccetera. Quindi semplicemente bisogna per ogni studente andare a vedere il grado, quindi quanti sono gli archi uscenti per quello studente e andare a incrementare il contatore relativo a quel particolare numero di corsi. Quindi il primo punto è essenzialmente creare il grafo e stampare il grado di ciascun vertice, raggruppato per la frequenza. Invece nel secondo punto cosa bisogna fare? Il responsabile della didattica deve presentare a tutti gli studenti della laurea magistrale in ingegneria gestionale un progetto innovativo, facendo un breve intervento in aula. Sviluppare un algoritmo ricorsivo per individuare quale sia l'insieme minimo di corsi e quindi di interventi in aula, tali per cui la comunicazione raggiunga tutti gli studenti che frequentano almeno un corso. Utilizzare il pulsante visualizza corsi per calcolare e stampare in output il risultato. Quello che vogliamo trovare qui è la sequenza di corsi per cui una particolare persona deve andare per poter presentare il suo progetto e questa presentazione deve però raggiungere tutti gli studenti che almeno seguono un corso. Perché? Perché la persona ha tempo limitato, deve presentare il progetto a tutti quanti, però gli conviene andare ad analisi matematica 1 e a fisica 1, dove trova tutti gli studenti, piuttosto che ad un corso molto più a dei corsi molto più specialistici. Quindi quello che noi dobbiamo fare è suggerire qual è una possibile sequenza di corsi che abbiano la massima diffusione, quindi il maggior numero di iscritti, gli studenti iscritti, ma che comunque sia l'insieme minimo. Quindi iniziamo con risolvere il punto 1 e poi vediamo di risolvere l'algoritmo ricorsivo, che come vedremo è veramente semplice, sono veramente pochissime righe. Quindi, partendo dal progetto che trovate su GitHub, che nel mio caso è esame 2016-09-23_A, cerchiamo di capire come possiamo creare questo grafo. In particolare vediamo quali sono le query SQL che ci interessano. Vi ho anche fornito una classe TestDAO dove potete testare queste query. Quindi, nella classe TestDAO che cosa mi dice? Ho dei metodi per ottenere tutti gli studenti e tutti i corsi. E ho anche un metodo che mi permette di creare una mappa tra studenti e matricola. Quindi come prima ho l'identificativo di uno studente, voglio in modo veloce accedere a partire dall'identificativo alla classe studente, quindi creo una mappa. E poi in ultimo ho un metodo che, dato un corso, mi permette di riempire questo corso con le informazioni sugli studenti che seguono questo corso. Questo perché? Perché quando creo il grafo, è semplice inserire tutti gli studenti e tutti i corsi, perché basta che faccia una query al dataset, al database, e ottengo tutti gli studenti e tutti i corsi e li inserisco nel grafo. Però ho un problema aggiuntivo. Devo, dato un corso, inserire tutti gli studenti iscritti a quel corso. Se vado a vedere come è fatto il database, ho la tabella iscrizione che mette in relazione le due parti, quindi mette in relazione quali sono gli studenti iscritti a un corso. Per cui, seguendo le regole del Object Relational Model che dovreste aver visto con il professor Corno, una cosa che si può fare è avere una lista con tutti gli studenti, una lista con tutti i corsi e all'interno di ogni classe corso avere una lista con gli studenti iscritti a quel particolare corso. Però non vorrei ricreare dei nuovi oggetti studente e inserirli all'interno di questo corso, anche se potrebbe funzionare. Vorrei sfruttare gli oggetti che già ho nella lista studenti. E questo lo faccio all'interno di questo metodo, questa aggiunta lo faccio all'interno di questo metodo, che semplicemente fa una query sulla tabella iscrizione. Quindi mi dice per questo particolare corso, per questo particolare ID, restituiscimi tutte le matricole degli studenti. Poi iterando su ciascuna matricola, sfrutto la mappa che ho creato precedentemente, che mette in relazione la matricola di uno studente con l'oggetto, ottengo l'oggetto studente e lo inserisco in una lista di studenti iscritti a questo corso. E alla fine del metodo aggiungo gli studenti al corso. Aggiungo questa lista al corso.
Vorrei che questa parte vi fosse chiara, perché questa tipicamente viene sbagliata dal 30% delle persone all'esame, quindi non mette in relazione correttamente due classi di oggetti. Quindi da una parte una lista di oggetti tipo A, da un'altra parte la lista di oggetti tipo B, però tipicamente c'è una relazione tra questi oggetti. Come esprimere questa relazione? Non voglio creare un'altra classe che si chiama iscrizione, come si fa in SQL, perché in SQL è necessario fare questo perché devo mettere in relazione le due chiavi primarie delle due tabelle. Ma in Java c'è un metodo molto più semplice, che è quello di sfruttare i puntatori. Quindi all'interno di una classe salvo una lista di puntatori relativi all'altra classe, ed è quello che faccio all'interno della classe corso. Infatti all'interno di corso ho una lista di studenti, e questi studenti che andrò a salvare sono quelli che ho già salvato inizialmente come tutti gli studenti. Ovviamente potrei fare anche il contrario, potrei all'interno di studente avere una lista di corsi, e infatti questa lista l'ho creata, però non la utilizzo, quindi in realtà potrei anche commentarla. Poi devo commentare anche i getter e setter. Quindi potrei avere i riferimenti incrociati, potrei avere dallo studente la lista di tutti i corsi e da corsi avere la lista di tutti gli studenti, ma siccome per creare il grafo mi basta avere una di queste due relazioni, decido di sfruttare quella dei corsi. Quindi siete sicuri di aver capito questa parte al 100%? Sì. Quindi eseguiamo il test DAO, giusto per vedere che tutto quanto funzioni. Sì, ci dice che ci sono 14 corsi, 659 studenti, e in particolare questa è la lista degli studenti iscritti al corso con identificativo 01KSUPG. Vediamo allora di completare le varie classi corso, studente, quindi i vari Java bin. Ricordatevi che nonostante vengano dati, non sono completi, nonostante siano dati, non sono per forza da considerare completi, quindi non aspettatevi di trovare hashcode equals il metodo compareTo, eccetera. Questi dovete sempre implementarli. Quindi fate attenzione, perché se non lo implementate il programma non funziona, perché come sapete alcune librerie come JGraphT sfruttano all'interno hashcode equals per far funzionare il tutto, quindi dovete implementarli. Allora, siamo nella classe corso. Cosa possiamo utilizzare come identificativo per hashcode equals? Come al solito, quando è possibile, utilizziamo il codice identificativo del corso, quindi codice di insegnamento. Quindi ridefiniamo source create generate hashcode equals su codice insegnamento. Poi aggiungiamo anche un metodo toString con il nome del corso. La stessa cosa la dobbiamo fare in studente, quindi aggiungiamo un hashcode equals sul codice studente, quindi sulla CDS e il codice studente. Sì, in realtà avremmo potuto farlo anche sulla matricola, però utilizziamo CDS come identificativo. Scusa? Aspetta che apro il database, così guardiamo come sono fatti questi dati. Il codice. Un attimo, guardiamo. Allora, iscritti corsi. Studente. Ah sì, scusatemi. No, sì, è il codice sì, il codice del tipo. È il codice relativo al tipo di laurea o qualcosa del genere, quindi bisogna utilizzare matricola.
avete ragione. Quindi generate getter e setters. Non me lo fa più creare, come mai? Allora, riapriamo studente. Generate hashcode equals. Lo facciamo su matricola. Ok. E poi aggiungiamo anche il metodo toString. E utilizziamo, ad esempio, il cognome. Ok, quindi riproviamo a eseguire il test DAO, adesso dovremmo vedere in modo più comprensibile il risultato, sì, vediamo il cognome degli studenti iscritti a questo particolare corso. Quindi, occupiamoci del model, cosa abbiamo detto? Dobbiamo creare un grafo bipartito in cui inserire sia gli studenti che i corsi. Che tipo di grafo è? È un grafo non orientato, non pesato, quindi un grafo semplice, simple graph. Quindi creiamo private simple graph in cui inseriamo dei nodi di tipo nodo e degli archi di tipo default edge. E nel model, nel costruttore del model, andiamo a creare questo grafo. Il grafo uguale new, simple graph, di nodo, virgola, default edge, e poi gli passiamo la classe default edge.class. Ovviamente ci dice che la classe nodo non esiste, per cui all'interno del package model creiamo una nuova classe nodo. Questa classe non possiamo anche non implementarla perché di fatto è semplicemente un metodo per definire una gerarchia di nodi, quindi non ci interessa scrivere nulla, è una classe vuota. Quello che dobbiamo fare è semplicemente all'interno di studente, all'interno di corso, dire che estendono la classe nodo, quindi extends nodo. E la stessa cosa la facciamo per la classe corso. Tutto chiaro? Quindi nel model abbiamo creato il grafo, abbiamo inizializzato il grafo. Adesso costruiamo un metodo, definiamo un metodo genera grafo, public void genera grafo. Questo metodo deve prendere la lista di studenti, la lista di corsi e metterli all'interno del grafo. Quindi studenti uguale get all students, get tutti studenti, mettiamo in italiano, corsi uguale get tutti corsi, quindi definiamo il metodo public list studente get tutti studenti public list corso get tutti corsi.
In GetTutti Studenti utilizziamo il DAO per prendere le informazioni, quindi dobbiamo inizializzare la variabile didattica DAO uguale new didattica DAO, questo lo facciamo sempre nel costruttore del model, e nel metodo GetTuttiStudenti, GetTuttiCorsi implementiamo quella sorta di cache di cui avevo parlato tempo fa, quindi controlliamo che studenti sia uguale a null, se studenti è uguale a null chiediamo al DAO di ritornarci queste informazioni, quindi didattica DAO.get tutti studenti e poi return studenti. La stessa cosa facciamo in get tutti i corsi, quindi if corsi uguale a null. Però non ho settato la variabile, quindi studenti uguale didattica DAO. Se corsi uguale a null, corsi uguale a didattica DAO.get tutti corsi, return corsi. Se vi ricordate però, dovevo a un certo punto settare all'interno della classe corsi tutti gli studenti iscritti a quel particolare corso. E secondo me è un bel posto in cui farlo, un bel momento in cui farlo è qui. Quindi una volta che ho tutti i corsi e che ho anche tutti gli studenti, posso settare all'interno di ciascun corso tutti gli studenti. Quindi qui per sicurezza richiamo il metodo getTuttiStudenti, perché ovviamente questo discorso funziona, il discorso di aggiungere all'interno della variabile corsi gli studenti funziona se ho già precaricato gli studenti all'interno di una lista. E questo lo faccio in getTuttiStudenti. Quindi richiamo giusto per controllare che di aver già caricato la lista degli studenti. Poi per ciascun corso chiedo di inserire tutti gli studenti all'interno di tutti gli studenti iscritti a quel corso all'interno di questo corso. Quindi faccio un ciclo sui corsi, perché poi il metodo che dobbiamo chiamare è questo, quindi get studenti iscritti al corso. Qui dobbiamo passare un corso e una mappa di studenti, quindi in realtà ci manca anche la mappa di studenti che possiamo creare nel metodo precedente. Quindi private map, quindi qua devo semplicemente creare la classica mappa tra matricola e studente, quindi integer che identifica la matricola e studente, mappa studenti, e poi nel model la creo dopo averla inizializzata, quindi mappa studenti uguale new hash map integer studente, e poi quando prendo tutti gli studenti creo anche la mappa, quindi itero come abbiamo fatto prima su tutti gli studenti, for studente studente studenti, aggiungo all'interno della mappa la coppia matricola e studente, quindi mappa studenti.put studente.get matricola studente. Studenti, ovviamente questo è un integer, tutto chiaro? Quindi quando chiedo tutti gli studenti non solo la prima volta carico dal DAO la lista degli studenti, ma creo anche una mappa che mette in relazione la matricola con l'oggetto studente. Get tutti i corsi fa lo stesso, però non creo una mappa tra corsi e codice corso perché non mi interessa. Quello che faccio è soltanto chiamare il metodo getStudenti giusto per essere sicuri che venga creata questa mappa, perché mi serve, altrimenti passerei una mappa vuota. Quindi non mi interessa il risultato di questo metodo getTuttiStudenti, mi interessa soltanto che se studenti è uguale a null venga chiamato.
soltanto un metodo, è soltanto un trucco per rendere il codice più robusto. Quindi qua mettiamo dritto. A questo punto, per ciascun corso, quindi devo ciclare su tutti i corsi, corso, due punti, corsi, per ciascun corso devo riempire gli studenti, devo caricare gli studenti iscritti a questo corso, quindi didattica dao.get studenti iscritti al corso, a cui passo corso e poi la mappa studenti. Tutto quanto dovrebbe funzionare. Cambio soltanto il nome di questo metodo perché non mi piace getStudenti, perché non è proprio un getter perché non ritorna nulla, ma è più un set. Quindi lo sostituisco con setStudenti iscritti al corso. Quindi, se tutto è chiaro, passiamo al metodo, ritorniamo al metodo generale grafo. Ho la lista degli studenti, ho la lista dei corsi. Facciamo soltanto una stampa di debug, giusto per essere sicuri che tutto stia funzionando, quindi system.out.println, il numero di studenti è pari a studenti.size, system.out.println, il numero di corsi è pari a corsi.size. A questo punto dobbiamo aggiungere al grafo tutti questi nodi relativi sia agli studenti che ai corsi. Quindi graph.addAll addAllVertices al grafo studenti. Quindi come al solito tutto quanto funziona perché la classe studenti e la classe corsi hanno ereditato da nodo. Non vado a inserire degli oggetti, direttamente degli oggetti nodo, vado a inserire degli oggetti che ereditano dalla classe nodo. Per cui il compilatore non si lamenta, tutto funziona e possiamo poi creare questa relazione, creare il grafo bipartito. La stessa cosa la facciamo con i corsi. Quindi a questo stampiamo il numero di vertici del grafo, numero vertici, grafo.vertexset.size. Ricordatevi sempre che perché tutto funzioni, hashcode e equals devono essere ridefiniti, però noi l'avevamo già ridefiniti prima, quindi dovrebbe funzionare. A questo punto dobbiamo creare, quindi abbiamo aggiunto i nodi, adesso dobbiamo aggiungere gli archi. Come facciamo ad aggiungere gli archi? Dobbiamo iterare sulla lista di corsi e per ogni corso aggiungere un arco tra quel particolare corso e lo studente iscritto a quel corso. Questa informazione ce l'abbiamo, sì, perché l'abbiamo riempito la lista degli studenti iscritti a ciascun corso qui, nel metodo get tutti i corsi. Quindi quello che devo semplicemente fare è iterare sulla lista di corsi, iterare sulla lista degli studenti iscritti a quel corso, quindi corso.get studenti, e poi aggiungere un arco, quindi grafo.addEdge tra corso e studente. E così abbiamo aggiunto anche gli archi. Giusto per sicurezza aggiungiamo anche una stampa per debug sul numero degli archi inseriti. Quindi numero archi
grafo.edge set.size. Grafo creato. Fin qui tutto chiaro? Dimmi. Sì. L'arco abbiamo visto dal testo che collega uno studente ad un corso, se lo studente è iscritto a quel corso, o viceversa, c'è un arco da un corso a uno studente, tanto sono archi non orientati. Quindi abbiamo iterato sulla lista di corsi e per ciascun corso ci siamo chiesti quali sono gli studenti iscritti a quel particolare corso, ed è quello che abbiamo inserito precedentemente. Quindi se andiamo nella variabile, se andiamo nella classe corso io ho una lista di studenti. Questi studenti sono quelli iscritti a questo particolare corso e sono gli studenti che ho inserito prima con la classe DAO, nella classe DAO, in quel metodo in cui passavo la classe corso più la mappa. La mappa mi serviva per collegare l'identificativo di uno studente con la classe studente. Quindi in modo molto semplice abbiamo iterato su tutti i corsi, abbiamo iterato su tutti gli studenti, abbiamo creato poi un arco tra uno studente e il corso. L'arco non è orientato, quindi è indipendente l'ordine con cui mettiamo corso e studente. Prego. Quindi abbiamo generato il grafo. Adesso possiamo implementare, utilizzare la classe testModel per testare quello che stiamo facendo. Quindi model uguale new model, model.generagrafo. Proviamo a vedere se quello che abbiamo fatto finora funziona. Quindi numero studenti 659, ci ritorna, corsi 14, numero di vertici 673, numero di archi 3066, grafo creato. Quindi sì, tutto quello che, mi spiace che è un po' piccolino, però sono le informazioni che più o meno ci aspettiamo. Quindi, primo punto l'abbiamo fatto. Come vedete, a parte la query, la complessità della query SQL per unire gli studenti iscritti a un particolare corso a quel particolare corso, tutto il resto era abbastanza semplice. Facendo clic sul pulsante corsi frequentati, stampare in output la frequenza del numero di corsi seguiti da ciascuno studente. In particolare indicare quanti studenti sono iscritti a un solo corso, quanti a due, quanti a tre. Quindi, come ho detto prima, si tratta semplicemente di andare a vedere qual è il grado per ciascun nodo studente. Quindi dobbiamo iterare sugli studenti e chiederci qual è il grado per quel particolare nodo. Il grado coincide con il numero di corsi seguiti. Il numero di corsi sono 14, quindi vuol dire che ci sarà qualche studente che segue 0 corsi, qualche studente che ne segue 14, qualche studente che ne segue 13. Quindi quello che posso fare è crearmi un array con 15 posizioni che sono relative a lo studente che segue 0 corsi, lo studente che segue un corso, 2 corsi, 3 corsi, 14 corsi, e poi andare a incrementare le variabili relative a ciascuna posizione nell'array. Quindi provo a farvi il disegno perché magari non è chiarissimo. La mia idea era quella di creare, immaginiamo di avere 4 corsi, la mia idea era quella di creare un array dove memorizzare le varie frequenze, dove la prima posizione, quindi un array di 5 caselle, dove nella prima posizione ci sono il numero di studenti che seguono 0 corsi, in prima posizione il numero di studenti che seguono un corso, in ultima posizione il numero di studenti che seguono tutti e 4 i corsi. Quindi se il grafo
fatto così, questi sono gli studenti, questi sono i corsi. Quello che devo andare a fare è vedere qual è il grado di ciascun nodo studente, in questo caso il grado è 2, in questo caso il grado è 3, qui aggiungerò in posizione 2 un più più e in posizione 3 un più più. Questa era la mia idea, è chiara? Nulla di difficile. Quindi all'interno della classe model creiamo un nuovo metodo che chiamiamo getStatisticheCorsi. GetStatCorsi. E questo restituisce una lista di interi. Quindi list integer stat corsi uguale new array list integer. Importiamo array list e ritorniamo poi alla fine return stat corsi. Questo array va inizializzato, quindi stat corsi va inizializzato con il numero di con n caselle, dove n per il numero dei corsi più 1, perché sono quelli che seguono 0 corsi. Quindi for int i uguale a 0 i minore di corsi.size più 1 i più più stat corsi.add 0, perché li inizializziamo tutti quanti a 0, tutti i contatori sono pari a 0. Poi iteriamo sugli studenti, quindi qui diciamo inizializzo la struttura dati dove salvare le statistiche. Qui invece aggiorno le statistiche, quindi itero su tutti gli studenti, studente, studente, due punti, studenti, e poi mi chiedo quale sia il numero di archi incidenti su quel particolare nodo. Quindi grafo.get forse era graphs per ottenere. Com'era graphs.get? Neighbor list of. Si chiama grafo. Grazie per il suggerimento. Grafo punto virgola studente punto size. Quindi int n corsi, lo salviamo in una variabile temporanea che chiamiamo n corsi, e poi diciamo n corsi, quindi può essere una variabile che varia da 0 a 14, e quindi andiamo in stat corsi.get index n corsi, quindi prendiamo il contatore salvato all'interno dell'array in posizione n corsi, lo incrementiamo, counter più più, e poi lo andiamo ad aggiornare, quindi stat corsi.set index n corsi counter. E poi ritorno stat corsi. Quindi
andiamo nel test model, model.get stat corsi, mi ritorno una lista di interi, quindi list integer stat uguale model get stat corsi. Itero sulla lista e stampo in modo carino il risultato. Integer. Poi utilizzo anche una variabile accessoria giusto per stampare la posizione sulla quale sto iterando. Quindi int counter uguale a 0 e poi stampo system numero di studenti che seguono per 100 di corsi, 2 punti per cento di virgola, che seguono counter corsi i, ossia i relativo quanti sono gli studenti che seguono un determinato numero di corsi. Il numero di corsi viene dato da counter, counter quindi dovrebbe variare tra 0 e 14. Importiamo list, javautil list, e chiamiamo il test model. Ci viene fuori che il numero di studenti che seguono 0 corsi è 0, un corso 72, 14 corsi 0. Quindi abbiamo risolto anche il punto B. E con questo sareste arrivati al famoso 18-20, dipende dall'esame. Credo 20 in questo caso. Domande? Cioè, ad ogni run cambia? Non lo so, adesso è abbastanza stabile. Se il tuo cambia, beh, in realtà dovrebbe essere abbastanza semplice capire quant'è, perché è pari al numero di elementi nella tabella di iscrizione, che sono 3076, e quindi coincide con il numero di archi qui, 3076. Quindi non me lo spiego se cambiasse. Non dovrebbe cambiare. E anche qui mi sembra abbastanza stabile. Altre domande? Ok, allora la lezione che la finisce? Adesso. Ah, ok. Allora, mi spiace di non riuscire a finire l'altro esercizio, lo facciamo la prossima lezione, quindi martedì prossimo. Arrivederci, buona giornata.